E salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Roller 289. Oggi ragazzi, appunto, come avete letto dal titolo, vi farò, diciamo, una specie di review, una specie di spiegazione di che cos'è The Smiler ad Alton Towers, che è questo roller coaster. Comunque ragazzi, prima di iniziare con il video, come sempre invito a lasciare like, condividere tutto quello che volete, fate tutto quello che volete, tanto non devo neanche più stare qua a spiegarvi. Trovate tutti i link come sempre in descrizione di Instagram, di PayPal, tutte le cose che volete, tutto in descrizione, quindi dateci un'occhiata. Però ragazzi, ora direi di iniziare con il video. The Smiler è un roller coaster di modello Infinity Coaster che si trova appunto in questo parco chiamato Alton Towers, che è un parco che si trova nel Regno Unito. Questo roller coaster è stato inaugurato nel 2013 con un costo complessivo di circa 18 milioni di euro e questo roller coaster detiene il record come roller coaster con più inversioni al mondo. Infatti ne conta ben 14. Ha due salite di circa 30 metri e la massima velocità è di 85 km/h. Ha una capacità oraria di 1200 persone per ora ed è situato nella zona del parco chiamata X-Sector e si trova dove una volta si trovava il vecchio Black Hole, che era appunto questo roller coaster indoor, tra virgolette, per famiglie. Comunque si trova in quella zona. Ma adesso passiamo all'esperienza in sé. Il treno parte dalla stazione. Mentre si parte si sente l'audio di un uomo che dice: "Unisciti a noi". Il treno entra immediatamente in una caduta ampia di 180 gradi verso sinistra. A metà di questa discesa, i passeggeri incontrano la prima inversione della corsa. Il treno si ferma quindi sui freni di blocco, prima di salire per la prima salita. Una volta raggiunta la cima, il treno cade in un'altra curva a 180 gradi verso destra, prima di entrare nella seconda inversione, che è un corkscrew, verso il basso. Il treno scende nelle successive due inversioni, prima di viaggiare su una collina con un airtime molto elevato. Subito dopo è presente un batwing, che questo elemento è costituito da un sidewinder e un sidewinder inverso. Il treno viaggia quindi attraverso un altro corkscrew prima di raggiungere la seconda serie di freni. Dopo una breve pausa, perché appunto su questi treni, cioè su questi treni freni si fa questa piccola pausa, il treno sale alla seconda salita, che è verticale di 90 gradi, signori. Il treno entra quindi in un'altra discesa, 180 gradi a sinistra, inclinandosi in un altro corkscrew verso il basso. I passeggeri quindi navigano attraverso un avvitamento, seguito successivamente da una breve discesa in un'altra collina con un forte airtime. Il treno successivamente si tuffa quindi in un Cobra Roll, che per farvi un esempio è quello lì che c'è a Mirabilandia su Catun, quel doppio giro della morte, tra virgolette. All'uscita dal Cobra Roll, il treno ruota attraverso due corkscrew consecutivi, prima di una breve svolta a sinistra per arrivare nel freno finale. E questa qua, ragazzi, era, diciamo, l'esperienza del roller coaster. Però, ragazzi, come tutti sappiamo, The Smiler ha avuto un grave incidente nel 2015 che ha provocato la chiusura dell'attrazione per circa un anno. In pratica, un treno che trasportava 16 passeggeri e che viaggiava a circa 32 km/h, che non è poco, si scontrò con un treno vuoto e fermo. Degli 11 passeggeri coinvolti nell'incidente, 5 sono rimasti gravemente feriti e 2 hanno richiesto amputazioni parziali delle gambe nelle settimane successive all'incidente. Secondo i rapporti, il treno che trasportava i passeggeri veniva fermato automaticamente sulla salita da un meccanismo di sicurezza che impedisce appunto a due treni di occupare lo stesso tratto di binario. Il sistema ha correttamente rilevato appunto che il treno era vuoto. E inviato in precedenza si era bloccato, quello che era appunto inviato prima si era bloccato. Un tecnico di bordo ha eseguito manualmente il meccanismo consentendo a un operatore di viaggio di inviare il treno fermato nel tracciato, provocando appunto la collisione tra i due treni, tra quello lì vuoto e quello lì con le persone. E niente ragazzi, questa qua appunto era la mia spiegazione, tra virgolette, perché spiegazione bisognerebbe dire tante altre cose, tipo la tematizzazione, per l'idea che si pensava. Vabbè, non vi dico niente, magari un altro video su questo The Smiler lo farò, magari un altro video, se arriviamo a 20 like su questo video lo faccio molto volentieri un altro video. Però ragazzi, appunto, spero che questa mia review, tra virgolette, appunto, di The Smiler vi sia piaciuta, se è così fatemelo sapere con un like o con un commento. Noi ragazzi ci vediamo al prossimo video, ah, ma prima di lasciarvi, come sempre, like, iscrizione, campanella, commento, tutto quello che volete, tutti i link come sempre in descrizione. E noi ragazzi a sto punto ci possiamo vedere ad un altro video di Roller 289. Ciao ciao!